fine. Owen! Ehi. Ciao. Va tutto bene? Sì. È un brutto momento. No. Che c'è? Abbiamo ordini? Quasi. Va bene, senti, possiamo lasciar perdere Isaac per un minuto. Owen. Da quanto non venivi qui? Guardati intorno, ammira. Cosa hai fatto? Ma sai, ho tagliato i rampicanti, ridipinto le pareti. E buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo 10° episodio della serie di The Last of Us parte 2. Nello scorso episodio abbiamo scoperto di più sul rapporto di Abby e Owen e abbiamo scoperto che Owen ha ucciso un suo compagno per salvare una iena. Dobbiamo ancora indagare meglio su questa cosa, ma lo faremo proprio in questo episodio. Che cos'è? Beh, sai, io e Mel ci siamo inventati una specie di sfida. Ma dubito che possa piacerti, è piuttosto complicata. Mi vuoi provocare? Ha funzionato. Cosa faccio? Ok. Vedi i bersagli? Sì. Colpiscine più che puoi nel tempo limite. Se vinco, voglio il mio nome in vista. Ci sto. Tranquillo. Uno in meno. Sono fiero di te. 5, 4, 3, 2, 1. Ce l'ho fatta. Al primo colpo. Che ne dici ora? Sì, grande. Sei piena di talenti. Sta zitto e scrivi il mio nome. Lo farò. Dopo. Non vuoi che Mel sappia che sono stata qui? No, non le importa. Allora segnami sulla lavagna, Owen. Ok, calmati. Ok, voglio farti vedere un'altra cosa. Vieni di sopra. È il cadavere del capitano. L'ho visto la volta scorsa. Gli hai messo il cappello da Babbo Natale. Cosa? No! Dopo di te. Wow, complimenti. Che lusso. E non hai ancora visto niente. Accomodati. Goditi il panorama. Prendi, assaggia. Allora? Il panorama è bello. Ah, grazie tante. Perle ai porci. Volevi una bugia? Sì, ovviamente. Lei va matta per il Natale ed è il nostro anniversario, quindi... Lo trovo adorabile. Trova il modo di andare a fanculo. No, vorrei qualcuno che mi ami tanto da farmi un calzino. Ma tu non te lo meriti. Cosa, il calzino o qualcuno che mi ami? Perché sei così di buon umore? Chi, io? Salta all'addestramento oggi. Abby, al chiaro di luna. Ho trovato il fratello di Joel.
Vive in una colonia in Wyoming. Come lo sai? Alle mura hanno trovato una squadra di luci che lo conosceva. Non aveva mollato tutto 10 anni fa? Sì. Quindi l'hanno mai più visto da allora? È una pista. Devo provare. Ok, ma sai bene che se anche fosse lì e lo incontrassi, potrebbe non sapere dov'è Joel, giusto? L'hai detto agli altri? Sono tutti d'accordo. Mel compresa. Possiamo partire in settimana. Isaac non darà il permesso. Sono troppe persone. L'ha già dato. Cazzate! Chi crede più di Isaac nella giustizia? E sa cosa ha fatto Joel. Ehi. O insieme o niente, giusto? Certo. Si annida il peccato. Liberali perché possano conoscere il mio. Yara. Dov'è l'altra apostata? Spezzatele le ali. Yeah.
Yara. Arrivano i demoni. Tirala giù. È una di loro. Lei. Occhi aperti. Ok, finalmente riusciremo a capire qualcosa di più riguardo a queste iene. Intanto qua abbiamo già due nuovi personaggi, Yara e Lev, che non so se avete notato, hanno queste strane cicatrici in faccia, come anche le iene in realtà. Come se gli avessero voluto tagliare un sorriso alla Joker, diciamo. Lupo, forza, muoviamoci. Dove stiamo andando? Usciamo dal bosco. Dobbiamo scappare. Quindi il fatto che appunto questi abbiano... che questi due abbiano queste strane cicatrici mi fa pensare che facessero parte delle iene. Dato anche che la tipa di prima conosceva il suo nome. Quindi probabilmente questi due facevano parte delle iene e hanno deciso di andarsene o... Non so, sono stati tipo espulsi, non ve lo saprei dire. Sarà una cosa che dobbiamo scoprire sicuramente. Adesso se qualcuno non ci aiuta finiamo male. Volendo fare un attimo di chiarezza temporale, perché tra flashback, spostamenti di visuale, di personaggi, non ci stiamo più capendo niente. Questo qua sta avvenendo prima che Ellie, che Abby arrivi da Ellie e gli altri al teatro, ma dopo quello che abbiamo vissuto prima andando a cercare appunto Owen all'acquario. È recente. Non c'è un'altra strada. Se ci fosse, pensi che saremmo qui? Andiamole. Apri. Spostati. Forza. Su, vieni. Voi state bene? Sì. Ho notato comunque che questo credo dei serafiti, così si chiama la chat, è molto legato a tutta la dimensione dell'area, degli uccelli, tutta questo genere di cose qua. Per esempio appunto quando hanno spaccato le braccia a Yara gli hanno detto tagliategli le ali. Oppure in passato, non so se vi ricordate, ma... Per ora resisto. Ok. Hanno detto che la corrente ci avrebbe abbattuto. Non possiamo, sono oggetti del vecchio mondo. Ma che... Ci servono provviste. Finché siamo imboscati qui. Il doppio senso era voluto. Cos'è un doppio senso? Ecco appunto, sempre tornando al discorso dell'episodio scorso, il credo dei serafiti a quanto pare è molto legato al tempo, al fatto che il vecchio mondo, ovvero quello che sarebbe il nostro mondo, è diverso. Ammazzarsi tra loro. Era qui.
Che diavolo hai fatto? Ho rasato la testa. Risparmiami i dettagli. Preferisco non sapere. Giù, appunto, c'è questo distacco tra vecchio e nuovo mondo. Adesso, per esempio, Lev ha detto che non possono prendere oggetti che appartengono al vecchio mondo. Oppure negli episodi passati dicevano che il vecchio mondo era governato da un eccessivo consumo. Insomma, c'è tutto questa critica verso il vecchio mondo, che in realtà è una critica verso la nostra società e il nostro modo di vivere. Bisogna capire tutto questo discorso da cosa è stato generato, perché intanto dobbiamo ritrovare dobbiamo capire chi era quella martire di cui si parlava negli episodi scorsi. E collegandomi appunto al discorso della dimensione dell'area, del fatto che abbiano detto di tagliare le ali, che la corrente ci avrebbe abbattuto, ha senso effettivamente, dato che il nome Serafiti deriva proprio dai Serafini, che è il nome che viene definito per viene usato per definire gli angeli. Vi faccio passare, voi aprite il cancello. Va bene. Forza. Tocca a te. Occhio al braccio. Cazzo! Fai presto! Che brutta cosa! Io nego tutti sti colpi, eh. Questi ci hanno abbandonato, che fine hanno fatto? Ah, se ne sono proprio andati? Fantastico. Cazzo, c'è un altro dietro. Che minchia faccio? Non ho niente, non ho una granata. Toh. Cosa devo fare? Ah, salire. Solo un minuto. Tieniti stretta. Okay. Capirai, questo ci avrà una frattura scomposta in 26 parti. Cioè, dopo tutto sto casino, il braccio glielo amputano per forza, perché... Che vuoi, giusto? È diventato più molliccio del braccio di Harry Potter. Chiudi. Vieni, aiutami. Ehi, dobbiamo soltanto sistemarlo, ok? Sai come si fa? Taglialo a strisce. Sdraiati. Ok. Adesso tira, ok? Ok. Pronta? Come ti chiami? Abby. Grazie di avermi liberata. Questa zona è pericolosa. Comunque stia domani. Dovete andarvene da qui. Ce la caveremo. Sì.
Quindi sembrerebbe che questi due non li rivediamo più. Che siano stati abbastanza passeggeri. Anche se, boh, qualcosa mi fa pensare che in qualche modo potremmo rincontrarli. Che potrebbero essere utili. Si vede, cioè abbiamo capito che hanno qualche diverbio con le iene in generale, con i serafiti. E ora qui la nostra missione per cercare Owen continua, perché non sappiamo ancora dove sia andato. Dai, che qua siamo arrivati all'acquario, eh? Siamo esattamente dal lato opposto rispetto a dove era arrivata Ellie. Che se non sbaglio era arrivata lì accanto alla ruota panoramica. Sì, perché la ruota panoramica ce l'avevamo sulla sinistra noi arrivando. Oh, frecce. Dimmi che troviamo un arco. Meglio, una balestra. Decisamente meglio la balestra dell'arco. Teoricamente la balestra va dritta, no? Cioè, più o meno. Rispetto all'arco si va decisamente dritta. Oh, siamo finalmente arrivati a st'acquario, eh? Pronti per la Owen. rivelazione. Owen. Owen, andiamo. Deve essere dall'altra parte. Owen. Questa è cattiveria pura. Isaac ti ha mandato a cercarmi. Ti sbagli. Che combini qui? Beh, devo smontarla prima di rimetterla insieme. Capito. Un sorso? Passo. Come vuoi. Danny è morto. Immagino. Mi dici che è successo? Stavamo ripulendo un accampamento, giusto un paio di iene. Ho colpito uno dritto in testa, forte. E lui è andato giù. La sua arma era lì di fianco. Ma lui non l'ha cercata. Si è voltato verso di me. Ed era vecchio. E stanco. Sembrava pronto uccise di Iene. Però con quello non ce l'ho fatta. Ovviamente Danny a quel punto si è incazzato. E io gli ho detto che poteva continuare da solo. Mi ha puntato contro la pistola. Ho provato a fermarlo e così. Non sapevo neanche se avesse preso me o lui. Ti sei solo difeso. Smettila. Posso risolverla io. Parlerò con Isaac. Io sono stanco, Abby. Non voglio lottare per una terra di cui non mi frega più un cazzo di niente. Io vado a Santa Barbara. Solo per delle voci. Ne ho sentite diverse. Le luci non stanno ritornando. Sono andate. È una pista. Io voglio provare. Non pensi a Mel.
Non corre rischi qui. Ok. Ne riparliamo quando sarai sobrio. Non fare così. Fare cosa? Mi tratti come se fossi uno schizzato. Ma sei d'accordo con me? Se le luci fossero a Santa Barbara, io me ne andrei il più lontano possibile. Cosa? Niente. Sì, sono cresciuta. Dovresti provare. Ah sì? E come dovrei fare? Dovrei cercare chi ha ucciso la mia famiglia? Fermarli? Potrei torturarli fino ad ammazzarli. Abby. Lasciando il bollino rosso che mi sta per arrivare da YouTube, non so perché siamo un'altra volta qua. Non ho capito sinceramente. Forse è un sogno. Merda. Devo salvarli prima che sia troppo tardi. Ah, in tutto ciò eravamo solo al giorno 1 di Seattle. Quindi io ero totalmente fuori pista. Che pensavo avremmo trovato Owen morto. Infatti, così non è stato. Però a quanto pare si è riacceso qualcosa. E come vi dicevo, appunto, stiamo ritornando lì da quei due. Alla fine un senso di umanità ce l'ha anche questo mostro di Abby. E aveva senso che prima o poi l'avessimo rivisti quelli. Perché ci eravamo mezzi affezionati troppo. Teoricamente dovrebbero stare qua dietro loro. Almeno so che è vivo. La bambina è un abominio. E la madre? Ha rinunciato a cibo e acqua. Povera mamma. Le ha cresciute lei. Lei le ha istruite bene, ma alcuni la sono maledetti. Quindi a quanto pare la madre di queste due ragazze... La... Non so che fine abbia fatto. Se li ha abbandonati oppure.
Perché da quello che dicono la madre veniva approvata all'interno del culto, ma poi invece loro due no. Porca miseria. Piazza in colpo. Corre, no, incredibile. Mi sa che non ci sono. Perlomeno non là dentro. Siete ancora? Non ti avvicinare! Sono io! Scusa. Come sta? Ti muovo il braccio. Appoggiati. Dove la porta? Andiamo. Che vuoi fare? Voglio provare a salvarla. Servono tutte le medicine che hai. Mettilo giù, mettilo giù! Calmati! Forse può abbassare! Che cazzo! Alice! Lev, abbassa l'arco. È ok. Abby, chi sono questi? Mi hanno salvata. Puoi darle un'occhiata. Buona, Alice. Lei è Yara. Cos'è stato? Un martello. Io non c'entro. Sdraiala. Lo senti? Yara. No. Pensavo di lavarlo e di ricomporlo. L'osso è frantumato. Sindrome compartimentale. Cosa vuol dire? Vuol dire che va amputato. È un soldato, ha bisogno del braccio. Se lo lasciamo andrà in cancrena. No. Fammi passare il dolore. Ti prego. Cosa ti serve? Idealmente. Sega, punti, morsetti, antibiotici. Ma ora la teoria conta poco. Abbiamo coltelli e fuoco. Puoi cauterizzare. Morirebbe di infezione. Fa un elenco. Vado all'ospedale e impiegheresti tutto. 2 giorni. Non mi interessa. Non lo dico per te, Abby. Non può resistere 2 giorni. E se ti aiutassi a raggiungerlo in 2 ore? L'ospedale dei lupi, giusto? Sul lato ovest. Come? Abbiamo dei ponti. Li usiamo per poter evitare le inondazioni. E voi lupi? Può resistere 2 ore? Probabile, sì. Fai l'elenco. Ehi, dici sul serio? Quei ponti sono pieni di iene. Sì, ma girano solo in piccoli gruppi. Sentito, piccoli gruppi. Non è uno scherzo. Lev. Che lei possa guidarmi. Che lei ti protegga. Abby. Abby.
Ehi. Cosa? Mi hai preso le chiavi? Scusami. Posso parlarti? Dimmi. Perché fai questo? Lei è appena arrivata. Ok. Non credo che sappia della notte scorsa. Non mi importa di quello. Ma a me sì. Quale? Sai quello che fai, spero. Ok, la situazione si fa decisamente interessante. Dobbiamo andare a recuperare i materiali qua per salvare Yara, ma lo faremo nel prossimo episodio. Quindi ragazzi, direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividetelo. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.